12 maggio, venerdì 12 maggio. Allora, sulla questione Boschi ovviamente tutti quanti i giornali ritornano, La Verità titola i 5 motivi per cui da Boschi se ne deve andare via, e Belpietro sulla Verità ricorda come Lupi, Guidi e Josefa Idem, tre ministri che sono stati rottamati sostanzialmente da Renzi, siano stati fatti fuori senza alcun avviso di garanzia, senza essere indagati, scusatemi. Lo dicono, ma perché allora a questo punto la Boschi non va via? Detto questo, oggi il libro di De Bortoli è su tutti quanti i giornali, ma il pezzo favoloso che dovete leggere altro che guardare la rassegna stampa mia, cioè una volta finita questa zuppa di poro dovete leggerla perché è difficile sintetizzarlo così bene, è il pezzo di Alessandro Sallusti. Come voi sapete, Alessandro Sallusti per anni è stato al Corriere della Sera e oggi fa il direttore del giornale. Quello che lui scrive su De Bortoli in maniera sottile, se volete, diciamo la cosa più velenosa che ho letto nei confronti del Sole 24 Ore, del politicamente corretto, negli ultimi anni. Adesso vi leggo alcune parti di questo libro che però dovete di questo pezzo che dovete leggervelo bene. Intanto dice: la memoria selettiva sul Corriere indipendente, cioè la tesi di Sallusti, ma quale indipendente Corriere della Sera? Ferruccio De Bortoli, qui, che ha governato il Corriere della Sera per 12 anni, dice che era un tempio della libertà, diciamo che è un tempio come tutti quanti i giornali della possibile, diciamo un tempio in cui si deve fare i conti col padrone, prima con la monarchia erano monarchici, poi con i fascisti erano fascisti, poi con gli antifascisti sono diventati antifascisti, con la P2 piduisti, poi con la Fiat sono stati tutti amici degli Agnelli, e poi quando c'era da essere anti-berlusconiani sono stati tutti anti-berlusconiani, così quando dovevano essere con i banchieri sono sempre stati come i banchieri. Questo è il Corriere della Sera, che è sempre, poi capiremo perché faccio questa battuta, nello spirito dei tempi. Dice: certo, io sono certo che De Bortoli non è stato servo di nessuno, ma certamente socio di qualcuno sì. Vi rendete conto cosa scrive? È molto divertente quello che scrive Sallusti. L'altra cosa che scrive di De Bortoli in questo ritratto, più che di De Bortoli del Corriere della Sera, dice: perché De Bortoli si dimentica che lui, come tutti quanti i direttori del Corriere della Sera, proviene dal Partito Comunista? Vabbè, insomma, sulla Boschi direi che questo è più o meno tutto, se non che Travaglio oggi dedica il suo fondo dicendo: perché i giornaloni si dimenticano tutti del caso della Boschi? Cita il Corriere della Sera, cita anche La Stampa. La Stampa per la Verità oggi fa un titolo in prima pagina in cui invece trova un'altra cosa: ci sarebbe stato un altro uomo di governo che avrebbe fatto un'altra pressione per un'altra banca, cioè la Credito dell'Emilia Romagna, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Quindi La Stampa oggi tira fuori un nuovo eventuale possibile scandalo. Travaglio critica gli altri perché non parlano delle banche, ma non critica se stesso perché in prima pagina oggi sul Fatto, unico giornale in Italia, praticamente non c'è la dichiarazione fatta dal capitano dei carabinieri Scarfato, che ha detto: è stato Woodcock a dirmi di scrivere certe cose o di impostare alcuni capitoli della nostra indagine nei confronti della Consip. Quindi per questo motivo, cioè, Woodcock direbbe alla polizia giudiziaria come rubricare, come scrivere una relazione di polizia giudiziaria. La cosa è gravissima, cioè sulle prime pagine di tutti i giornali, non su quella del Fatto, che si lamenta che gli altri giornali non hanno la Boschi ma loro non hanno Woodcock. Ognuno ha il suo, diciamo, le sue attenzioni. Favoloso il pezzo oggi sul Foglio di Maurizio Crippa, che riprende una notizia di ieri, cioè che il ministro Franceschini dice: facciamo gestire dai giovani le masserie che sono abbandonate, però non ci possono fare roba, come scrive Crippa, alla Fedez, Ferragni, pub o discoteche o luoghi di rap, ma ci deve essere turismo sperimentale. E giustamente prende per i fondelli Maurizio Crippa questo turismo sperimentale. Poi però leggo, giro pagina sul Foglio, invece questo ritratto favoloso di Andrea Salerno, il nuovo direttore della Sette, quanto gli piacciono quelli che vanno a mangiare tutti negli stessi posti di Roma ai ragazzi del Fatto, e mi chiedevo perché cacchio c'entrasse la Weltanschauung. Io non so neanche come si scriva e neanche come si dice, ma invece il Foglio almeno una volta ce la scrive la Weltanschauung. Non va bene il turismo esperienziale, ovviamente, della burocrazia e del gergo burocratico del Ministero dei Beni Culturali, ma la Weltanschauung, se non ce l'hai in un pezzo del Foglio, non è scritto un bel pezzo, soprattutto se scriverlo deve essere dedicato al nuovo capo della Sette fighetta,
che piace tanto in questo momento a tutti. Sallusti ve l'ho raccontato, la Weltanschauung ve l'ho raccontata, Belpieri ve l'ho raccontata, straordinaria la storia di Feltri e Gruber sul Libero, oggi un'altra polemica incredibile, perché ha ragione Feltri, il direttore di Libero, Pietro Senaldi, gli hanno fatto un mazzo così, una censura dell'ordine perché hanno fatto un titolo sulla patata bollente. E la Gruber, quando si è parlato della rivelazione di De Bortoli sulla Boschi, ha detto in trasmissione che questa era una super patata bollente per Gentiloni. Allora si chiede Feltri, perché se scrivo io patata bollente mi fanno un mazzo così e invece se lo scrive la signora Gruber, la super patata bollente per la Boschi, non le dicono niente, nessuna censura? Peraltro, dico io, aggiungo io, il milione di persone che vede la Gruber è anche molto più diffuso, molto più ampio delle decine di migliaia di lettori che noi quotidiani riusciamo a vendere. Il Times ricorda che oggi c'è stata una separazione in Inghilterra da 463 milioni di dollari che vengono pagati, di sterline che vengono pagate a una signora da parte del suo oligarca russo, perché anche in Italia oggi si parla dell'autosufficienza e non più del tenore di vita nelle separazioni. Il Times oggi ci va a Doc, intervista a Trump dell'Economist, in cui rivendica la sua riduzione delle tasse, la trovate oggi su Repubblica. Direi che con questo Weltanschauung batte la pesca dall'aeroporto Fiumicino di Roma è tutto, vi do appuntamento a domani, ciao.